quasi di, che possiamo definire, archeologia del presente. Nel senso che vado a estrapolare questi materiali dalla confusione, dal caos quotidiano e cerco di dargli importanza e cristallizzarli in una forma che sarà per le generazioni future, diciamo. Sono Dario Tironi, sono un artista italiano, abito a Bergamo, che è una piccola città a nord dell'Italia, vicino a Milano. Ho studiato a Milano all'Accademia di Belle Arti di Brera e mi sono laureato nel 2008 in questa accademia. Sì, principalmente mi definisco uno scultore nel senso che mi piace molto la tridimensionalità, l'oggetto, prediligo diciamo la tridimensionalità rispetto alla bidimensionalità e utilizzo, diciamo che i risultati sono sculture o installazioni per la maggior parte dei miei lavori. Sì, diciamo che gran parte del mio lavoro vuole essere anche soprattutto una critica alla società contemporanea perché viviamo appunto in una società che è estremamente attenta ormai a quello che possiede, attenta di più all'avere piuttosto che all'essere. Come acutamente avevo osservato anche il sociologo polacco Bauman, parafrasando il detto di Cartesio, cogito ergo sum, quindi penso e dunque sono, oggi possiamo definirlo appunto, possiamo reinterpretarlo come consumo dunque sono, quindi il mio lavoro parla molto spesso del consumismo e di questa tendenza che abbiamo ad accumulare cose, a questa mania di comprare oggetti, alla sovrapproduzione, allo spreco degli oggetti e con il conseguente inquinamento. Ecco, la scelta di utilizzare materiali trovati, oggetti riciclati, non è, diciamo, è soltanto una conseguenza del fatto che appunto voglio esprimere attraverso le mie opere queste tematiche che penso che siano estremamente importanti oggigiorno. E l'utilizzo che faccio degli oggetti non è più, diciamo, un utilizzo dadaista o pop, ma l'oggetto diventa quindi un frammento, come se fosse una prova inconfutabile della nostra esistenza. E penso che gli oggetti abbiano la capacità di descrivere la nostra società, di descrivere i nostri gusti, le nostre tendenze e anche le nostre, diciamo, come possiamo definire, le malattie come consumatori. Infatti siamo diventati appunto dei consumatori ormai compulsivi, quasi come se fosse una sorta di bulimia, di possesso. Quindi mi piaceva descrivere questa società sempre più materialista attraverso appunto gli oggetti che questa società consuma e butta via. Attraverso l'utilizzo di questi materiali eterogenei, diciamo che il mio scopo è creare comunque un'opera che
abbia una sua armonia, una sua unicità, quasi come se fosse un reperto ricostruito attraverso tanti frammenti, frammenti di una società che ormai non c'è più. Sì, la volontà è quella appunto di creare, attraverso la ricomposizione di queste sculture, una forma unica, una forma compiuta, partendo da tutti questi oggetti che rappresentano, secondo me, dei frammenti. Quindi penso che lavorare con questi oggetti sia per me motivo per descrivere la realtà della società contemporanea, ma anche cercare di ricostruire. Infatti penso che la nostra azione come consumisti definisca anche, sia molto importante nell'autodefinizione della propria identità. E oggi molto spesso gli oggetti di cui ci serviamo tutti i giorni non hanno più solamente la loro funzione pratica e utile, ma diventano uno status symbol, diventano una sorta di appartenenza a una società e quindi siamo sempre più focalizzati sull'apparire e sull'avere determinati oggetti e sempre meno, diciamo, sulla nostra spiritualità e sulla nostra identità. Non è facile lavorare con materiali di recupero, soprattutto anche trovarli. Molto spesso ho vari amici che provvedono questi materiali per me, come altre volte invece vado direttamente nella piattaforma ecologica, nella discarica, e da lì posso recuperare tutti i materiali che mi servono per i miei progetti. L'utilizzo di questi oggetti, avviene in una maniera molto casuale, random. Mi piace utilizzarli accostandoli tra di loro, creando come se fosse un mosaico tridimensionale, un puzzle. Sì, gli oggetti sono spesso divisi, sono selezionati in base alla loro forma, logicamente perché dovendo lavorare su delle sculture, quando lavoro su sculture figurative, ho bisogno di un'ampia gamma di oggetti che possono rispondere ai bisogni che ho nel trovare delle in particolari forme anatomiche piuttosto che altre. C'è anche un'attenzione molto particolare al colore, infatti molto spesso realizzo delle sculture che sono policrome. Ma l'utilizzo degli oggetti non è totalmente casuale, infatti c'è un equilibrio all'interno dell'opera per quanto riguarda sia le forme sia i colori degli oggetti stessi, che spesso poi vengono anche lavorati o fusi, modificati per poter entrare perfettamente nella forma anatomica. Le sculture che realizzo avvengono per un processo di addizione, quindi molto spesso parto da una struttura metallica fatta con tondini di ferro saldati, a cui poi vado ad aggiungere elementi come elettrodomestici, come oggetti d'uso comune, cellulari, bambole, giocattoli. Posso utilizzare veramente quasi di tutto. Dopo aver definito, diciamo, i volumi principali attraverso oggetti più grossi, l'opera viene completata aggiungendo oggetti sempre più piccoli che mi aiutano a definire meglio la forma.
ed è una ricerca, diciamo, quasi sì, di un'armonia, forse non di una perfezione o di una bellezza estetica, ma di un'armonia soprattutto per quanto riguarda l'attenzione ai particolari anatomici. E nonostante, diciamo, il risultato è abbastanza verosimile, c'è sempre l'impressione che queste sculture siano molto precarie, appunto perché voglio riflettere la precarietà dell'uomo contemporaneo, quindi l'incertezza esistenziale e la frammentazione della nostra esistenza. Infatti queste sculture hanno sempre comunque un aspetto di precarietà, di vulnerabilità, come se se si potessero disintegrare da un momento all'altro. Una cosa molto interessante per me nell'utilizzare questo tipo di materiale è il fatto che ritornano ad essere visibili per il pubblico, per la società. Infatti, diciamo che la spazzatura è una cosa non è bella da vedere e soprattutto non riguarda un problema fin tanto che viene smaltita, viene portata via e non è più visibile agli occhi della gente. Quindi riportare questi materiali di scarto, questa spazzatura in una galleria o in un museo, secondo me è interessante per far proprio vedere alla gente tutti gli oggetti che buttiamo e che compongono comunque parte della nostra esistenza, della nostra identità. Dal punto di vista dell'estetico, diciamo che le persone sono molto incuriosite da questi tipi di opere. Se a un primo sguardo da lontano si coglie prima la forma nella sua interezza, quindi la forma anatomica, la scultura, i particolari, poi uno sguardo più attento, la gente è molto incuriosita nello scoprire tutti questi tasselli che compongono le mie sculture e c'è una sorta di anche riconoscimento del pubblico verso oggetti che magari hanno posseduti o verso vecchi modelli di cellulare che hanno scartato. E quindi c'è anche un'attenzione, diciamo, alla particolarità, al particolare, è una forma più forse descrittiva dell'opera. Più che essere quindi focalizzato sul riciclaggio, diciamo che per me è importante recuperare gli oggetti, ma non mi definisco, diciamo, un artista che fa del riciclaggio la propria arte, appunto perché, come la intendo io, il riciclo riguarda più un'attività che fanno le compagnie, quindi è un'attività che riguarda lo smaltimento degli oggetti che vengono rifusi e ricolati in nuove forme. Puliti e ricolati in nuove forme, quindi il riciclo riguarda proprio questo aspetto di smaltimento del rifiuto plastico e della trasformazione in altre forme. Mentre quello che faccio io è esattamente forse l'opposto, cioè togliere questi oggetti dal sistema del riciclo e cristallizzarli attraverso una forma artistica, una forma scultorea. E questo può essere molto interessante per capire di più nel futuro la nostra società presente.
Thank you.